Buongiorno a tutti i telespettatori di Class NBC e benvenuti all'interno del nostro approfondimento dedicato al mercato del Lime. Come tutti i lunedì abbiamo il piacere di avere con noi Cristian Frigerio di MeetSim, che passo subito a salutare. Buongiorno Cristian. Buongiorno Emeric, buongiorno a tutti. E allora, come tutti i lunedì, analisi fondamentale di una società e quindi, caro Cristian Frigerio, cosa ci hai portato quest'oggi? Come società del Lime, prego. Oggi parleremo di Trawell Co. Ah, Trawell Co. E allora, prego, ti cedo la linea e andiamo subito a vedere Trawell Co, analisi fondamentale. Sì, Trawell ex SafeBag, c'è stato un cambio di denominazione qualche anno fa, è una delle aziende di riferimento a livello mondiale nel settore dei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali. La società opera attraverso più di 160 punti vendita dislocati in oltre 50 aeroporti di tutto il mondo, principalmente Europa ed Asia. Trawell è stata fondata nel 1997 da Rudolf Gentile, ha sede in provincia di Varese e ad oggi conta più di 400 dipendenti. Il debutto suo in Italia risale al mese di settembre del 2013, raccogliendo circa 3,5 milioni di euro in aumento di capitale ad un prezzo di 56,25 euro per azione. Questo è un prezzo che è stato rettificato rispetto al raggruppamento azionario che c'è stato non molto tempo fa. Passando subito ai dati di conto economico, vediamo innanzitutto l'andamento e i risultati del primo semestre 2020 che vede un valore della produzione in calo di oltre il 60% ad 8,4 milioni di euro rispetto ai 22,4 milioni del primo semestre 2019, EBITDA negativo per 1,6 milioni circa rispetto agli 1,06 milioni del primo semestre 2019, questi sono tutti risultati reported, quindi non adjusted, non soggetti ad aggiustamento rispetto ad oneri o proventi straordinari. L'EBIT è risultato negativo per 7,6 milioni, qui ha inciso soprattutto una svalutazione di circa 5 milioni di euro dell'avviamento delle immobilizzazioni immateriali che, come sappiamo, essendo il bilancio redatto sulla base dei principi IFRS, quindi i principi internazionali, è sottoposto periodicamente ad un impairment test che appunto ha diciamo, lo scopo di valutare diciamo così, il valore degli avviamenti e quindi delle immobilizzazioni immateriali. Infine il risultato netto di competenza del gruppo è risultato negativo per 7,6 milioni rispetto all'utile di 430 mila euro del primo semestre 2019. Qui chiaramente nel 2020 il Covid è stato un vero e proprio meteorite che ha impattato in maniera violentissima sui risultati, chiaramente lockdown, tutte le persone a casa, i voli, il turismo si ferma, i voli sono crollati di oltre il 70%, chiaramente l'impatto è evidente sui risultati. Guardando velocemente invece nella tabella di sinistra gli ultimi due esercizi, vediamo esercizio 2019 con un valore a produzione di circa 46 milioni in crescita del 6% rispetto al 2018, EBITDA che qui è sceso a 3,7 milioni con una marginalità in calo all'8% rispetto al 15% del 2018, EBITDA anche qui in calo a 2,5 milioni e risultato netto di competenza del gruppo pari ad 1,6 milioni rispetto agli 1,9 milioni dell'esercizio 2018. Passando alla slide successiva, l'andamento di valore della produzione ed EBITDA negli ultimi anni, vediamo dal 2013
al 2019 e poi vediamo anche le stime, le ultime stime di UbiBanca per gli esercizi 2020 e 2021. Dal 2013 al 2019 c'è stata una crescita direi quasi regolare, lineare del valore della produzione, si è passati da circa 17 milioni di euro ad oltre 45 milioni nel 2019-2020, che è visto chiaramente in forte calo a circa 17,8 milioni, queste sono le stime di UbiBanca, mentre l'EBITDA è visto negativo per 2,8 milioni di euro. Poi lieve recupero con valore della produzione a 26,6 milioni nel 2021 ed EBITDA che torna positivo ad 1,3 milioni. Qui appunto vediamo tutta la forza, l'impatto negativo del Covid nel 2020. È probabile che sulla base delle ultime stime, è probabile che questa incertezza, questa fase negativa perdurerà almeno fino al 2021, fine 2021. È probabile che per rivedere i livelli del 2019 si dovrà aspettare il 2022, questo con ogni probabilità. Passando alla slide successiva, i dati patrimoniali rapidamente, abbiamo nel primo semestre 2020 un capitale investito netto pari a circa 22,9 milioni, in calo rispetto ai 26 milioni del primo semestre 2019, patrimonio netto che è sceso a meno di 14 milioni di euro, questo chiaramente per effetto della perdita registrata nel primo semestre 2020, indebitamento che è salito a 9,1 milioni rispetto ai 5,1 milioni del primo semestre 2019, chiaramente ci sono perdite, la società sta lavorando per cercare di contenere al massimo tutti i costi, tra l'altro anche il management ha optato per un taglio degli emolumenti, anche questa è una cosa insomma positiva che aiuta, e però chiaramente al momento le fuoriuscite di cassa ci sono e lo vediamo anche dal rendiconto finanziario, primo semestre 2020 un cash flow operativo negativo per circa 3 milioni di euro, investimenti per circa 230 mila euro, quindi un flusso di cassa al netto degli investimenti negativo per 3,2 milioni. Indebitamento fine primo semestre 2020, debito netto su equity di 0,66, non è un valore molto elevato, però comunque da tenere sotto controllo perché chiaramente la fase è negativa e quindi è probabile che l'indebitamento cresca ancora nel secondo semestre 2020. Guardiamo invece 2019-2018, patrimonio netto che nel 2019 era pari a 22,5 milioni, indebitamento che è salito a 5,6 milioni rispetto agli 1,8 milioni di fine 2018. Flussi di cassa, fine 2019 abbiamo un cash flow operativo positivo per circa 1,6 milioni, mentre gli investimenti sono stati abbastanza cospicui, circa 3,7 milioni di euro. Riguardo gli indicatori di redditività, ROE è pari all'11,7%, mentre il ROIC è pari al 7,7% nel 2019. Anche qui indicatori di indebitamento, debito netto su equity 0,25%, un valore abbastanza basso, debito netto su EBITDA un po' più elevato ad 1,5. Questi sono dati del passato, chiaramente poi dobbiamo ragionare adesso sul 2020-2021, 2020 come appunto accennato prima è un anno di grandi cambiamenti, è un anno sicuramente che ha stravolto i risultati della società, quindi si naviga ancora un po' a vista. Passando ancora alla slide successiva, qualche considerazione rapida sui multipli, qualche considerazione sulle ultime stime di UbiBanca. Ebbene, partiamo da queste. L'ultima ricerca di UbiBanca risale al 13 ottobre 2020, target price di 29,7 euro per azione, che implica un upside teorico potenziale del 26% circa rispetto ai prezzi attuali, alle quotazioni attuali. UbiBanca stima per questo esercizio ricavi pari a 17,8 milioni, in forte calo rispetto ai 46 milioni del 2019, un EBITDA in forte calo e negativo a 2,8 milioni, a meno 2,8 milioni rispetto all'EBITDA positivo di 3,7 milioni
di fine 2019, una perdita netta pari a 9 milioni di euro rispetto all'utile di 1,6 milioni del 2019, insomma un dato pesante, però qui ovviamente pesano in grossa parte svalutazioni diciamo dell'avviamento degli immateriali. Infine, l'indebitamento netto è visto in forte crescita a 14,8 milioni rispetto ai 5,6 milioni di fine 2019. Quindi un quadro che certamente è negativo, un quadro difficile. Le prospettive per il 2021 non sono ancora così positive, un 2021 che ha visto in miglioramento, però permane ancora l'incertezza. Sul fronte dei multipli, quello che possiamo dire rapidamente, guardando direttamente alle stime del 2021, ormai non si considera neanche il 2020, ma guardiamo direttamente al 2021, abbiamo un EV EBITDA ai prezzi attuali di circa 21,8 volte, un dato tendenzialmente non particolarmente basso, possiamo confrontarlo con 5,3 volte di valore mediano del settore servizi su AIM, ma questo è un confronto da prendere proprio con le pinze, puramente indicativo. E poi abbiamo un price book value sul 2021 di 1,12 volte, quindi una capitalizzazione di 1,12 volte il patrimonio netto stimato a fine 2021. Ricordiamo, ad oggi la società capitalizza 14,6 milioni di euro, mentre il flottante è pari al 22,8%. Quindi riassumendo un po' quella che è la situazione attuale, un 2020 estremamente difficile, estremamente negativo, una situazione a livello mondiale molto difficile, anche il 2021 è visto sì miglioramento, ma permangono le incertezze. Primo semestre 2020 è stato sicuramente negativo dal punto di vista dei risultati, esercizio 2020 che è visto anche dagli analisti di UbiBanca negativo, quindi con una perdita che sarà pari almeno in base alle stime a circa 9 milioni di euro. 2021 che è visto in miglioramento, però è probabile che per rivedere un ritorno ai risultati che abbiamo visto nel 2019 si debba aspettare come minimo il 2022. Quindi è una situazione complicata, è una situazione che appunto va monitorata. La società, come detto prima, sta portando avanti tutte le iniziative utili al fine di contenere al massimo i costi, tutti i tipi di costi, e quindi seguiamo un po' l'evoluzione. Il titolo, dal punto di vista dell'andamento del titolo, abbiamo visto che in questi mesi si è stabilizzato in area 20, 25 euro, 23 euro e lì sta consolidando. Un titolo che appunto è in una fase così di, se vogliamo, quasi di riflessione. Il mercato valuterà adesso i nuovi eventi, i risultati che arriveranno nei prossimi mesi. Quindi insomma complessivamente una situazione abbastanza negativa e da monitorare. È un peccato perché stavano viaggiando veramente bene, eh? Poi la persona che guida Trawell sembra una persona con molte idee, però poi è arrivata la questione legata a crisi sanitaria, blocchi voli e quant'altro, e quello è inevitabilmente per il loro business è stato impattato tantissimo. Sì, vedremo, questa è una di quelle situazioni in cui... È una di quelle situazioni in cui la società purtroppo fa quello che può, ma con un mercato del genere i miracoli non si possono fare. No, lì veramente lì non ci puoi fare niente, ti capita tra capo e collo una situazione del genere ed è veramente un peccato. Va bene, Christian, io ti ringrazio come sempre per l'analisi fondamentale su una società dell'AIM del lunedì, ti rimando a lunedì prossimo e grazie tante ancora. Grazie Emeric, grazie a tutti. Terminiamo dunque qui il nostro approfondimento AIM, grazie a tutti per l'attenzione, rimanete su Classy NBC.